il dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione. Oggi ragazzi, mentre sto in procinto di imbarcarmi, di volare fra le nuvole, voglio parlarti di relazione tra mente e corpo. Mente e corpo, c'è una relazione sì o no? Bene sì, ogni parola, ogni immagine, ogni emozione che sentiamo a livello consapevole e inconsapevole, a livello conscio e inconscio, agisce a degli effetti nel nostro corpo, nella nostra mente, nella nostra vita, nelle cose visibili e invisibili, ok? Che tu ci creda o meno. Ora, che cosa ha a che fare tutto ciò con l'ipnosi vera e professionale? Bene, con l'ipnosi vera e professionale l'unica tecnica che ti permette di entrare, di guidare la tua mente, il tuo subconscio, quindi sei tu ad entrare e non io o il professionista di ipnosi ad entrare nella tua mente, sei tu da solo guidato a modificare quei programmi inconsci che ti stanno rovinando o limitando nella vita. Ok, un signore mi ha detto: sì, ma se è troppo tardi non si può fare nulla, cosa pensa, cosa dice, cosa fa? Beh, quando non c'è più nulla da fare, mi riferisco a problemi di salute o cose similari, l'ipnosi da studi scientifici ha eliminato il dolore, dove anche l'eroina o altre sostanze analgesiche tradizionali non erano arrivate ad eliminare, e ha accompagnato la persona a spegnersi lentamente senza dolori fino all'ultimo dei loro giorni. Ed è proprio come è successo un po' al papà di Dave Hellman, un grande ipnoterapeuta e un medico americano che ha insegnato l'ipnosi a molti medici americani e mondiali, internazionali. Per cui, se tu non sai cos'è l'ipnosi, siediti, fammi tutte le domande del caso, prova presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale della tua zona e indaga e non darti mai per vinto, ok? Né su problemi mentali, né su problemi di salute, né sul benessere, né sulla ricchezza, né sulle relazioni, perché tutto è uno e uno è tutto, come in alto così in basso. E ricordati, a parte l'ipnosi vera e professionale, anche l'autoipnosi DCS vera e professionale, ricordati che la ripetizione, la perseveranza e il buttare via l'orologio, il calendario sono condizio sine qua non, sono condizioni senza le quali purtroppo nulla può germogliare. Come quando semini, tu non devi andare a scavare a guardare il seme, devi aspettare con fiduciosa attesa, ok? Fammi tutte le domande del caso, visita la mia fanpage su Facebook, ipnosi, autoipnosi del dottor Claudio Saracino, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com. Iscriviti a questo canale YouTube Benessere Ipnosi Soluzioni DCS del dottor Claudio Saracino e fai share, condividi con amici e parenti, perché può essere quella molla, quel quid che gli cambia la vita. E visto anche in profili Instagram e Twitter Benessere Ipnosi Soluzioni DCS del dottor Claudio Saracino. E mi raccomando, non credere a me, approfondisci. Ipnosi riconosciuta dall'Associazione Medica Mondiale come medicina alternativa nel 1958 e dalla Chiesa con Papa Pio IX nel 1847. Ed esiste anche l'ipnosi medica negli ospedali, anche se un medico su 10 utilizza l'ipnosi e nessuno lo dice, non si sa il perché. E l'ipnosi si può usare anche con farmaci tradizionali o con terapia tradizionale, per cui non dare nulla per scontato, non è ipnosi da spettacolo, non è ipnosi paura, non è ipnosi fuffa, ok? Un bacio e un abbraccio al dottor Claudio Saracino, al prossimo video.